tutti ragazze e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video tra detersivi e detergenti. Ho fatto un mix di alcuni prodotti perché mi servivano, io ne faccio anche scorta. Sono stata sia da acqua e sapone che da Francis e qui ho il sacchetto e poi ce n'è un altro qui per terra perché alcune cose le ho già conservate perché veramente ero piena 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 di cose. Allora, in caso vi metterò, ho lo scontrino sia di acqua e sapone che di Francis, me lo scriverò giù nell'info box, mi secca farvi vedere le cose così e farvi, diciamo, darvi i prezzi perché su per giù li sapete e sappiamo tutti perché compriamo quasi sempre le stesse cose. Vi faccio un riepilogo di quello che acquisto sempre e ovviamente ne ho fatto scorta perché erano scontate, tra cui lo shampoo Neutro Roberts. Sapete tutti che utilizziamo tutti e quattro lo stesso shampoo, ci troviamo benissimo, i capelli profumano e veramente rimane il profumo, non ho nodi e tutto. Io per me, cioè se fosse per me comprerei sempre ed esclusivamente questo. Infatti voi vedete che io cambio spesso il bagnoschiuma, ma per quanto riguarda lo shampoo compro sempre questo perché veramente mi ci trovo benissimo e lo uso all'infinito. Poi la cosa che utilizzo tantissimo, Alba, sia questo liquido che la saponetta. Io per quanto riguarda la saponetta adesso la taglierò, farò delle piccole palline e di norma le inserisco nella lavatrice per qualsiasi lavaggio io faccio. Io ho anche utilizzato altri tipi di detersivi, ma sinceramente questo mi profuma di più la biancheria. Infatti ho preso questo perché pensavo che non c'era niente, nel senso che Alba liquido non c'era. Invece poi mi sono accorta che era messo in un altro reparto perché era scontato e quindi l'ho preso. Comunque questo io lo utilizzo, le faccio a palline e li metto in una ciotolina e ogni volta che mi serve li inserisco nella lavatrice. E poi ho preso questo, ovviamente ve ne faccio vedere uno per non dirvi ne ho presi tre, ne ho presi quattro, ne ho presi cinque. Io mi faccio la scorta perché non vado spesso, anche se voi vedete dei video tra virgolette che sono recenti, io faccio i video quando ho la possibilità e ho il tempo. Ricordate sempre che sono una mamma di famiglia, quindi ho tre maschi e quindi capite bene che o me li faccio io o me li faccio io. Comunque, vi stavo dicendo che questo mi piace tantissimo e la profumazione veramente rimane, cioè rimane nella biancheria che voi lavate. La stessa cosa l'altro giorno ho lavato gli straccetti, più le tovaglie perché erano sporche e tutto. Ho messo questo, ho messo anche, cioè gli ho spruzzato lo sgrassatore con la candeggina nelle tovaglie. Nelle tovaglie ho spruzzato la candeggina, quello spray, e ogni volta la utilizzavo poco e niente perché ogni volta i panni mi facevano una puzza incredibile di candeggina. Con questo niente, proprio una profumazione, credetemi, è il miglior prodotto forse dell'anno, te posso dire. E ancora siamo ai primi 4 mesi dell'anno, però per me è il migliore in assoluto. Come acquisto sempre questo che è il Bioform e questo è l'igienizzante. Io di norma uso questo o l'altro che adesso non mi ricordo com'è che si chiama. Questo lo inserisco un tappetto perché ho il vecchio tappo nel senso della vecchia bottiglia. Cosa faccio? Metto da questo lato. Cosa faccio? Prendo il tappetto, gli metto il detersivo, l'igienizzante, lo inserisco direttamente dentro la lavatrice con i panni. Perché per me è molto importante igienizzare proprio i panni direttamente. Perché vabbè che io non esco, non faccio niente, però gli altri due uomini, Andrea va a scuola, però va a scuola 3 giorni a settimana, quindi diciamo non vale la stessa cosa. Però gli altri due che lavorano a contatto con altre persone e tutto, io preferisco veramente igienizzare dalla testa fino ai piedi. Quindi questo lo acquisto sempre, infatti io ne faccio scorta, ne vedete uno, ma ne ho fatto scorta. Come faccio scorta, infatti qua ne vedete uno, ma ho preso tutti gli altri perché erano, questo se non mi sbaglio era 89 centesimi, una cosa del genere.
Sapete tutti che a me piace tantissimo questo Nelson e ho preso i tre colori, quello bianco, questo e quello blu. Scusate il fiatone, ma ho preso i prodotti da terra e già ho il fiatone. E, di questi ovviamente sempre mi sono fatta la scorta, però questo, no, questo qui l'ho preso da Francis. Da Francis è 89 centesimi, se non mi sbaglio, poi ve lo scriverò ovviamente e lo vedrete là. Comunque questo era scontato e quindi l'ho voluto prendere. Come ho preso, perché era scontato, i tesori d'Oriente, l'ammorbidente. Mi piace, mi strapiace. Mi piaceva anche quello blu, ma non l'ho trovato, non ho trovato, no, questo d'acquasapone. Questo d'acquasapone. Non ho trovato la colorazione quella con la confezione blu. La colorazione della confezione blu. Mi sono capita io, vabbè, basta che mi sono capito. Non ho trovato l'ammorbidente con la confezione blu che mi piaceva tantissimo e che assomiglia a un profumo maschile. Anche questo è ottimo. Io ve lo ripeto, io lavo i vestiti, i maglioni, i felpe dei miei figli, li metto fuori, quindi asciugatura normale. Il profumo rimane. È una cosa eccezionale, credetemi, eccezionale. Io cambio sempre, però di questo mi sono fatta una scorta. Infatti la ragazza che ci conosce, Noemi, ci ha detto a me, alla mia migliore amica, perché gliel'ho fatto prendere anche a lei, mi fa: ma questo ammorbidente proprio non vi piace, vero? Perché ne avevamo prese 6, 3 lei, cose dei pazzi. Poi le altre cose, beh, ve li faccio vedere. Poi dai cinesi ho preso le spugne, ho fatto scorta di queste spugne, a me piacciono che sono grandi, mi ci trovo bene con queste spugne e quindi le acquisto. Queste certe volte li prendo direttamente all'ingrosso perché ci vado direttamente io. Poi al Lidl ho preso il dopopasto, che sarebbe questa. Io ogni volta che mangio, mi capita spesso quando mangio tipo il finocchio oppure altri tipi di verdure, che non riesco a digerire e sto male proprio tutta la giornata e se la sera tutta la nottata. E mi hanno consigliato di prendermi queste tisane che si chiama Dopopasto Digestione. Ed è al ginseng, anice e menta. Vi giuro che da qui si sente l'anice. Chi ama le caramelle all'anice mi può capire, e queste sono eccezionali veramente. Ve li consiglio perché già da qui la profumazione è ottima. Comunque già l'ho utilizzato ed è buono, buono veramente. Poi andiamo alle cose che ho acquistato normalmente. Ho preso Listerine, questo qua, perché si trovano bene, io non lo utilizzo perché a me non piace, si trovano bene e quindi l'hanno voluto riprendere. Poi vi metterò il prezzo. Io ho preso un altro spazzolino perché gli altri hanno quelli elettrici e tutto. Io ho questo qua perché quello elettrico mi si è rotto e quindi non l'ho potuto utilizzare. E ho preso questo che è medio, ed è questo qua. Semplicissimo. Poi ho preso dei prodotti che sono stati consigliati, perché questi da Francis sono stati consigliati da alcune persone che seguo. Ora non mi ricordo se era questo l'olio struccante che aveva consigliato Betty, non lo so, dimmi se è questo quello che avevi consigliato tu. Questo è con olio di macadamia e rigenerante ed è 150 ml. Questo qui della Nivea, ve lo faccio vedere da vicino, che è questo. Questo è nella confezione rosa ed è olio struccante, detergente, viso e occhi, pelle secca e sensibile. No, lei aveva quella per pelle grassa, se non mi sbaglio, la confezione era azzurra. Ora che ci penso, sì, però se non mi sbaglio l'ha consigliato Betty 82, vi metterò il link sotto del suo canale e lei si è trovata bene e quindi l'ho voluto prendere questo. Poi ho preso questo che è della Garnier. Questo è stato sponsorizzato un sacco di volte da alcune persone che seguo su TikTok. E infatti l'ho fatto prendere anche alla mia migliore amica perché è un prodotto per i puntini neri e per alcuni brufoletti. Lei l'ha utilizzato, però ancora non mi sa dire come si ci trova. Io ancora non l'ho utilizzato e questo lo farò utilizzare anche ai miei figli perché ovviamente anche loro hanno problemi di acne e tutto. Questo
Questo qui, la ragazza che ha fatto vedere, è un gel detergente anti punti neri. Lei aveva detto di bagnarsi le mani, mettere questo, diciamo, massaggiarlo sul viso e dopo un po' risciacquare. E lei aveva la pelle, liscissima, perlomeno così ha detto. La mia migliore amica me l'ha detto, dice, no, la pelle è liscia e tutto, però dice alcuni puntini neri, dice ce l'aveva, però io lo voglio provare e testare automaticamente. Un altro prodotto sponsorizzato è questo, e questo è il brillantante, stoviglie brillanti senza macchie, ma io non l'ho comprato per le stoviglie, ma l'ho comprato per il butter, perché, per i sanitari, perché Antonella, dei consigli di Antonella 2, ha consigliato, proprio perché consigli di Antonella, ha consigliato questo detersivo brillantante che serve, dice, proprio per far brillare i sanitari, anche la rubinetteria, e lei si è trovata bene. Con la profumazione, se non mi sbaglio, Antonella, questo era di limone? Sì, tipo limone. E comunque mi sembra anche buona, e quindi l'ho voluto prendere. Poi, sempre consigli di TikTok, ho preso questo qui, un deodorante della Glade, ed è Relaxing Zen. Io volevo l'altro dove c'è il cane stampato, c'è un cagnolino stampato, ma non l'ho trovato e quindi ho dovuto prendere questo. Però ovviamente me lo tengo. La profumazione mi piace, non è un granché, come quelli che avevo preso al Lidl un po' di tempo fa, però, tutti ne parlano bene. Utilizziamolo. Aspettate che prendo il sacchetto. L'altro sacchetto è questo di Francis e ho preso. Aspettate che, vabbè, c'è lo scontrino. Poi avevo preso delle cose da OVS. Allora, cosa ho preso? Ho preso questo phon. Questo qua perché il phon che avevo prima, che se non mi sbaglio avevo comprato dall'Euronics, in questa parte si è bruciato e faceva un pochettino puzza. E sinceramente mi sono spaventata e quindi non l'ho voluto più utilizzare. Adesso mio figlio lo controllerà di dentro, però a me non piace. Già quando puzza a me mi sento male perché insomma scoppia cosa. No, ho paura. E quindi ho preso questo da Francis, era scontato se non mi sbaglio. E boh, ed è un phon normale con il diffusore, che a mio figlio gli serve il diffusore. E ho preso questo. Poi, siccome siamo in fase di pizze, pizzette e tanto altro, ho preso queste teglie che sono così. Ne ho prese due quadrate. E le misure, vediamo se ci sono le misure. Taglia da forno 36x36 per H3. Comunque 36x36x3 centimetri. Mi piacciono perché io di norma faccio le pizze, oppure dipende cosa devo fare, tipo il pollo. Allora, in una ci faccio il pollo perché siamo quattro persone, in una ci faccio il pollo, in una ci faccio le patate e piselli. Quindi mi serviva così grande e non troppo, diciamo, non troppo alto. Vedete, questi sono 3 centimetri. E credo che il diametro sia buono per quanto mi serve a me. Cioè, perché è buono per le cose che servono a me. Mi stavo intortando. Poi, l'altro che vi faccio vedere sono queste altre teglie, sempre per le pizze o altro. Queste, vabbè, era nella versione giusta. Allora, questa è 43x29 ed è alta 2 cm. Mi piace perché non è tanto alta come vedete, però ha il bordo più alto, e questa è una cosa che mi piace ed è adatta proprio per quanto riguarda le pizze. E la stessa identica cosa ne ho prese due, così da mettere una di sopra e una di sotto. Io le utilizzo tantissimo queste teglie e mi ci trovo veramente molto molto bene. Poi, per quanto riguarda Francis, se non mi sbaglio è tutto, sì. Poi, quando sono stata da Acquestapone, siccome avevo finito il gel micellare, che è un detergente che utilizzo per struccarmi, ho preso altri prodotti perché, sapete, certe volte vado a simpatia, mi hanno fatto simpatia e li ho voluti prendere.
Uno che ho preso è questo qui della Clinians ed è Hydra Plus gel detergente rinfrescante per pelle normale e miste, non c'era per pelle secca, se no l'avrei presa. Questo a me serve per struccare il viso. Poi in caso vi farò il video oppure vi spiegherò come mi strucco io il viso. E quindi ho preso questo della Clinians ed è con succo di aloe vera. Questa qui lo utilizzo se vedo che la pelle è leggermente irritata perché c'ha l'aloe ed è ottima. Poi ho preso due. Era questa? Sì. Poi ho preso un altro gel detergente che è un gel idratante viso per pelli normali e miste. Io qui sono andata a simpatia, mi piaceva e l'ho voluto prendere. È un detergente che rimuove l'impurità, trucco e impurità. Questo non l'ho utilizzato, è della marca Dermolab. Non so, ve lo faccio vedere da vicino. Con le luci forse fa un po' di... Ecco, questo qua. Ed ha 150 ml. Ed è con acido ialuronico, idratazione e multilivello. Efficace ed è testato. Io non l'ho mai utilizzato, se questo l'avete già utilizzato scrivetemi nei commenti e ditemi cosa ne pensate effettivamente di questo prodotto. Oltre a questo avevo preso sempre della stessa, vedete la stessa, avevo preso questo qui che è uno scrub delicato viso. Io adesso sto utilizzando quello di Kiko, sempre così, sempre con questa grana sottile. E questo c'è scritto che è uno scrub delicato viso per tutti i tipi di pelle. Ed è un esfoliante, favorisce il ricambio cellulare, è sempre con l'acido ialuronico ed è idratazione multilivello, efficace ed è testato. Allora, io questo lo preferisco perché ha i granuli proprio piccolini. Non l'ho utilizzato, ma ho visto dei video dove facevano vedere proprio questo prodotto e quindi ho preso la palla al balzo e avevo preso sia questo che questo proprio per provarli e vedere come mi ci trovo. Ha sempre 150 ml di prodotto. Ovviamente anche questo per quanto riguarda lo scrub, se l'avete utilizzato, scrivetemi giù nei commenti e voglio sapere come vi siete trovati. Il terzo prodotto, cioè l'ultimo prodotto, scusate, sono un po' rimbambita oggi. L'ultimo prodotto che vi faccio vedere è un gel detergente rinfrescante. Questo è acqua purificata, fiori di loto sacro, peli normali e miste. 150 ml, eccetera, eccetera. Perché l'ho preso? Perché vi ho fatto vedere, ho finito questo, ho finito quest'altro e quindi mi serviva urgentemente un prodotto per togliere il make-up. L'ho utilizzato subito, quindi la stessa sera che l'ho comprato l'ho utilizzato. È una meraviglia, è una meraviglia. Questo mi brucia un pochettino gli occhi, l'altro idem con patate. Questo no. Cosa faccio? Inumidisco le mani, metto il detergente, strofino all'inizio, parto dagli occhi e poi faccio tutto il viso. Allora, io non ho avuto bruciori negli occhi. Sapete quando tipo mi lavo il viso con la saponetta se non è neutra va negli occhi e mi brucia tantissimo. E poi mi capita spesso che alla fine dell'occhio mi brucia leggermente con tutti gli altri che ho provato. Però io metto il contorno occhi e tutto e quindi poi mi passa. Numero uno, cioè io già l'ho utilizzato una volta, si sono suscitate le spugne, l'ho utilizzato una volta e mi sono innamorata. Mi sono struccata in tempo zero, veramente. Il tempo di prendere questo, metterlo sul viso, prendere il panno, quello là piccolino a rondella che ho acquistato da AliExpress ed ho tolto tutto. Ho tolto tutto. Una meraviglia. Questo appena finisce lo riacquisto proprio. Non mi interessa, lo riacquisto. Io questi li sto utilizzando perché mi stanno piacendo di più invece di prendere tipo l'olio. Questo qui, sempre della Garnier, che lo dovete miscelare per fare. No, questo mi piace di più questo. Non uso dischetti, non uso niente, utilizzo le mani. Dopodiché utilizzo il dischetto, quello che si riutilizza perché si può mettere in lavatrice e tutto. Mi piace da morire. È il migliore in assoluto di quelli che io ho provato per quanto riguarda lo struccaggio. 100 e lode, mi piace tantissimo.
Per quanto riguarda questo video è tutto, vi ho fatto vedere sia le cose che acquisto come sempre da Acquistapone o Francis e poi vi ho fatto vedere delle cose che di norma non acquisto quasi mai, ma che sono ottime perlomeno per la mia tipologia di pelle. Io ho una pelle matura, mista al secco. Amore in assoluto. Giù nell'info box troverete tutti i prezzi, quindi se avete bisogno di qualche cosa li troverete giù, perché non so se poi la mia amica vi mette qui i prezzi voi in caso chiedete che li mette. Comunque, per quanto riguarda questo video è tutto, io vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! Ciao ciao! Thank you.